Sono una pantera nera nel lavoro e sono un gatto. Io sono convinta di non vedermi così come sono. Forse mi vedo molto più giovane. E con quello si spiegano tante cose. Rita Rusi, ciao Generazione Z. Grazie Rita, buonanotte. Grazie al nostro autore Simone Di Carlo, perché questo era veramente un filmato ipnotico che ti raccontava nelle sfaccettature della tua bellezza, ma anche del tuo carattere. Allora, beh, non mi piace guardarmi così. Non mi piace però ti guardavi. Sì, ma da lontano. Eri curioso, vedi, da lontano. Quando ho fatto così mi sono spaventata. Hai girato dall'altra parte, non è vero. Fammi vedere da lontano. Allora, Rita Rusic negli anni 90 era la donna che toccava, tutto quello che toccava diventava oro. Produttrice cinematografica che ha scoperto talenti del calibro di, parlo di Carlo Conti, di Giorgio Panariello, di Antonio Albanese, di Leonardo Pieraccioni, di Vincenzo Salemme e dimmi se scordo qualcuno, perché sicuramente tanti, ce ne sono tanti. Tanti altri, sicuramente, sì. Era un momento importantissimo, tu eri Rita Rusic Cecchigori, perché tuo marito era Vittorio Cecchigori, e insieme, tu dicevi sempre che in due eravate in tre. Certo. Io dicevo sempre, ricordati che in due siamo tre, e da soli mezzo, quindi... E infatti poi a un certo punto la storia d'amore tra lei e Vittorio finisce, e questa donna che era cercata, corteggiata da tutta l'Italia del cinema, per un anno e mezzo ha un telefono che non squilla mai. È vero. Che cosa successe? Vabbè, successe così, fu uno shock, penso, per tutti, perché, voglio dire, io ero a capo di quello che era la produzione del gruppo, quindi quello che si faceva, i film che si facevano, con chi si facevano, la scelta dipendeva da me. E tutte le persone che, ecco, ad esempio, che avevo anche scoperto, tipo Pieraccioni, Albanese, eccetera, eccetera, avevano un contratto con la società, andandomene via io, cioè io l'avevo cercato, io ero andata a trovarli nei... Come li trovavi? Come scovavi questi capelli? Allora, questi guarda, talenti? Io ho avuto la fortuna di entrare in un gruppo, come il gruppo Cecchigori, che produceva allora, io avevo 20 anni e il gruppo produceva uno o due film all'anno. E, dopo 10 anni che ero nel gruppo, e che lavoravo nel gruppo, però non firmavo i film, non c'era scritto Rita, niente. E chiaramente ho sentito l'esigenza di fare qualcosa di mio, e quindi mio marito mi disse: ok, allora occupati, cerca qualcuno di giovane, eccetera eccetera, e cerca delle persone nuove, così. Io lavoravo prima con Verdone, Villaggio, tutti questi film che producevamo allora, e mi sono messa a girare i teatri d'Italia, ho chiamato tutti gli agenti, eccetera, mi facevo mandare materiale di gente nuova. E niente, da lì piano piano ho, ad esempio, Pieraccioni, facciamo finta, ecco, Pieraccioni lo conobbi a Firenze perché organizzavo la serata della chiusura della campagna elettorale di Vittorio. E, parliamo di che anno? 96? 95? Sì, sì, metà degli anni 90. Così. E insomma, niente, allora la chiusura della campagna elettorale era presentata da Carlo Conti, un giovanissimo Carlo Conti che a livello nazionale non era conosciuto per niente, e nessuno di loro erano conosciuti lì un po' in Toscana, a Firenze, eccetera. E quindi Carlo Conti presentava, e poi c'erano tutti questi Panariello, Pieraccioni, che facevano lo spettacolo, poi c'era, allora avevamo la Fiorentina, e quindi c'erano tutti i calciatori che sarebbero venuti, poi c'erano dei gruppi che cantavano e così.
E con Pieraccioni io lo vidi lì, poi lo andai a vedere, ma no, lui mi, quella sera mi dette un copione, perché poi dopo la presentazione tutto meravigliosa, siamo andati a mangiare. Allora alla fine della cena lui si è presentato, capito, come quelli che proprio si vergognano, però ti danno qualcosa, dice: senti, se tu potessi leggere questa storia, sai, l'ho scritta così così. Io vabbè, andai a Roma, lo misi sulla scrivania. Ciao. Ad un certo punto, dopo 8 mesi, io mi ritrovo che dico: ma stasera che leggo? Allora guardo e c'è questo copione di Leonardo, che era I Laureati, primo film che ha fatto. Allora ad un certo punto me lo sono portato su, leggo e mi è piaciuto. Tantissimo. Ma moltissimo. Poi ho capito che strutturalmente non era scritto bene, perché uno quando è giovane non ha magari lavorato nel cinema, quindi non ha un'idea di quello che è la struttura. Però la cosa importante è avere delle idee. Sono le idee che ci portano avanti, no? E quindi da lì è iniziato tutto e da il lì, percorso da con lì Leonardo. Su questa idea io l'ho chiamato e gli dissi: guarda, volevo vederti, ho letto, mi piace. Lui impazzito, perché non ci poteva credere, capito? Quindi arrivò, non so, tutto vestito di velluto, che era giugno, quindi poi sbagliò strada, lo portarono non so da un'altra parte e non si arrivava, la strada si interrompeva, quindi per arrivare a casa mia ha attraversato tipo dei boschetti, delle cose, è arrivato con delle foglie così, tutto sudato. E io gli dissi: guarda, vorrei, non avevo mai lavorato con una persona che non aveva mai fatto niente, mai nessun film. Allora gli dissi: guarda, allora ti farei un contratto per 3 film. Praticamente è svenuto Pieraccioni. Praticamente è morto. Quando è andato giù, ha telefonato questo amico che poi io conoscevo, che mi ha riferito, mi ha detto: ma ha telefonato, mi ha detto che facciamo 3 film, speriamo se ne faccia almeno uno. Bellissimo. Perché, come dire, non è bellissimo. Che i giovani cioè vorrebbero vivere il sogno, cioè vogliono che succeda qualcosa, no? Anche voi voglio, certo, sperate in una cosa così. Nel però campo poi di sei anche un po' un po' di paura, avvilito, vero? Sì. Da quello che senti, esatto, e tutto, e dice: vabbè, ma succederà. E invece a Leonardo Pieraccioni è successo. È andata bene. Allora, sì, questa signora, poi adesso cominciamo a raccontare la sua storia, che è bellissima, e lo faremo con le vostre domande, ragazzi. Però questa signora a un certo punto diventa così brava che giustamente il suo nome di produttrice appare nei titoli di testa del film. Che cosa, certo, succede? Succede che suo suocero, il papà di Vittorio, era il famoso Mario Cecchigori, sì, fondatore della Cecchigori. I film che ancora trovate sulle piattaforme, prodotti, sì, da Mario e Vittorio Cecchigori. Sì. Mario va in sala e succede che cosa, Rita? Perché io allora già lavoravo da tanti anni, no? Come ho detto prima, allora ad un certo punto c'era questo film di Zeffirelli, che era tratto da un romanzo, La storia di una capinera, e allora io praticamente ho iniziato a lavorare con lui proprio come produttrice, seguendo ogni passo, sì, seguendo ogni cosa, eccetera eccetera, e quindi mi sembrava giusto che alla fine del film ci fosse pure il mio nome. Allora ho detto: vabbè, no, prodotta da loro due, ho detto produttore esecutivo Rita Cecchigori. Allora Rita mi Cecchigori firmavo col cognome di mio marito. Allora ad un certo punto niente, la prima proiezione che si fa, tutti invitati, la stampa, le cose, eccetera, eccetera, noi, quindi pochi, parte la proiezione, tac, il titolo, quello presenta, quell'altro, l'attore, eccetera, eccetera, produttore esecutivo. Si sente un urlo terrificante, dico: ma che è? Un urlo, tutto un trambusto delle cose così. Era mio suocero, che aveva visto il nome mio, si era alzato, sì, ed era andato fuori. Poi allora Vittorio ha detto: ma che succede? Ho pensato che si è sentito male il padre, quindi niente, il padre del babbo, famoso babbo, gli disse: allora, se c'è il nome di lei, se non lo togli, ci dividiamo e non produciamo più insieme. Quindi è iniziata così la mia carriera, capito? Però e poi, cioè, poi alla una fine, tragedia. Alla fine, ragazzi, il talento si afferma sempre. Infatti, alla fine lei ho dovuto parlare con mia suocera, esatto, capito? Proprio cose di famiglia, tipo. Ed è riuscita lei a convincerla? No, per no, niente. Nessuno. Lei nessuno mi voleva convincere, no. Ah, ti voleva convincere a tirarti indietro? No, lei diceva: noi ci piacciamo, perché io cantavo. Sì. Perché io allora cantavo. La solidarietà tra donne. E lei diceva: ah, noi non ci dà fastidio se tu sgambetti sul palco. Però non però puoi fare. Nei film non eri prevista. Beh, non stupendo. Ero prevista, ma ci sono, vedi, l'ho fatto e ci e voglio essere. Successo. Allora, cominciamo a raccontare questa storia bellissima e la prima domanda che i ragazzi hanno preparato è una domanda che, insomma, facciamo un po' a tutti. Uh-huh. Che tipo di adolescente era Rita? Un'adolescente più lenta o più rock? La storia è complessa perché lei, diciamo, arriva in Italia piccolina, sì,
a 4 anni, poi sì, in campo profughi, poi in collegio, dai 6 fino ai 14, e poi fino a terza media. Torna a Busto Arsizio. Sì, a Busto Arsizio, che rispetto a Roma, dove ero stata in collegio, comunque era una città troppo piccola, e ho detto: se rimango qui, rimarrò qui per sempre. Quindi ho detto, vabbè, io mi devo iscrivere a Milano, invece ho riscritto a Busto Arsizio a lingue, liceo linguistico, invece mi sono inventata questa storia di odontotecnico a Milano, perché non esisteva nella provincia, lì tutto al dintorno, e questa scuola dove poi sono andata, allora, questo istituto Cesare Correnti, 6.000 uomini, 5 donne. 5 donne. Quindi 5 ragazzi in una scuola. Però di tu che eri un adolescente rock, diciamo, io ero un adolescente molto rock. Allora, ce l'hai avevo fatta. Un temperamento molto forte, sapevo quello che volevo, volevo fare qualcosa, volevo diventare qualcuno. Ho sempre avuto questa grande spinta molto forte, poi facevo di tutto, allora studiavo, poi facevo la modella, poi giocavo a pallacanestro, poi facevo. Cioè, sono sempre stata una che ha avuto le idee chiare, volevo diventare qualcuno. E avevo anche. Era anche molto certo che non volevo fare un lavoro dove dovevo andare tutte le mattine alle 8 da qualche parte. Da qualche parte, assolutamente. Certo, non un lavoro, diciamo, di routine. No. Allora, questa adolescente rock a un certo punto fa anche un provino per Disco Ring con due miti, Donna Summer e Renato Zero. Te lo ricordi? Sì, terrificante. Avevo, sì, ero andata all'agenzia e mi ero presentata, avevo visto un annuncio su un giornale dove c'era scritto cerchiamo modelle, eccetera, eccetera. Finalmente c'era il nome di due donne, Elena Miranda, dico ok, quindi mi posso fidare. Sono andata a questo appuntamento, lì mi hanno detto che si erano presentate tante persone, che non andavano bene, che però non avevano il coraggio di dirgli, che poi la sera gliel'avrebbero detta a casa, che non andava bene. Insomma, la sera mi chiamano a casa e dico eccola là. Adesso mi dicono che lì, sì, benissimo, ti abbiamo preso. Allora dice, senti, domani ti devi presentare in un posto per lavorare. Io proprio, sai, ragazza di provincia. Allora mi sono fatta prestare un vestito da mia sorella, gli stivali della mia cugina, tutto così. E sono andata in questo appuntamento. Arrivo in uno studio tipo questo, però grande, fai finta, non so, 5 volte questo. Comunque sempre questo. Lo studio 1, lo studio di mille luci, per dire. Sì, sì, però per dire, ancora più grande, era enorme. Un pezzo di storia della televisione. No, no, lo so, ma sì, pensa che era no, una roba scherzando. Enorme. E in questa cosa enorme, insomma, niente, io sono entrata, e c'era il regista e c'erano lì seduti Renato Zero e Donna Summer. Allora arrivo lì e mi metto lì davanti e il regista dice, sai ballare? Sì. Però rossa in faccia con quei due che mi guardavano, eccetera. Allora dice, bene, lui si mette, sai, la camera lì, dice, sì, mettiti lì un po' più avanti, balla. Allora io guardo intorno e mi dico, ok, la musica dov'è? Allora dico, scusi, ma è la musica? La musica nella testa tua, canticchia, balla così. Mamma mia, io verde, poi mi vergognavo da morire. E poi mi ha chiesto due cose, poi mi ha detto, va bene, ci vediamo a pomeriggio per registrare. Per registrare. Quindi fatta. Il primo provino... Fatta. Presa subito. Senti, andata. Ti piace tanto cantare? Di Renato Zero cosa ti piace di canzone? Renato Zero è... Mi piace questa sua teatralità, questa sua maniera... A parte ha una bellissima voce, tutte le sue qualità. Però mi piace questa sua... È come se fosse un attore che canta, no? Come... È un interprete, veramente. È vero. Ti piace Magari di Renato Zero? Bella. Magari tutte. Toccasse a me. Sì. Io volevo che cantassi tu, invece niente, sto cercando tutti i modi di sentire la voce di Rita, dai! No, dai! No, mi piacciono tantissime canzoni. Qual è la canzone? Qual è la canzone che ti viene in mente così da cantare nei momenti in cui sei sola, oppure sei sorridente, sei estasiata, sei felice, sei compiuta? Qual è? Se c'è questa canzone. Allora, la prima canzone che mi viene in mente è Questo piccolo grande amore di Baglioni. Ma la sai cantare? Quella sua maglietta finita. Sì, sì, perché ero piccolina. Niente, finisce che canto sempre io cerco di fare cantare loro. Ero piccolina, mi era cresciuto un po' il seno, eccetera, eccetera. Allora io mi mettevo questa maglietta fina senza niente, così mi piaceva questa malizia che c'era... in questa canzone che lui ha trovato tra questa d'amore. Ragazza. Allora, andiamo a vedere adesso la foto di Vittorio Cecchigori, tuo marito, e un amore che tu hai incontrato praticamente... Quanti anni avevi quando hai incontrato Vittorio? Guarda 20. Come siete belli, 20 anni. Eri andata una sera a cena
In un ristorante dove c'era il clan Celentano? No, di giorno. O di giorno? Sì, era di giorno in un ristorante a Milano dove stavano girando il film Asso. Sì, dove c'era Celentano, quindi Edwidge Fenech. E lui? Vittorio, regista Castellano. Ti invitò ad un festival, vero? Ah sì, subito mi disse, ma sai, se vuoi fare l'attrice devi venire a Buenos Aires con me. E io tu non ci andasti. Oggi come oggi, figurati, no, con tutte le cose produtte, cioè non si devono fare avance, eccetera. Certo. Lui subito, la prima cosa che disse... Vieni con me al festival. Vieni con me a Buenos Aires, naturalmente non ci siamo mai andati. Però partì subito questa storia d'amore. No. No? No, per niente. Quanto tempo? Io ho detto no, io lo trovo bruttissimo. Ho detto non tu ci hai penso detto, proprio. Tu hai detto la bellezza no. Però, pur essendo un uomo più grande di me, di 18 anni, vado a memoria, aveva un che di simpatico e di infantile che mi attraeva moltissimo. Sì, era molto infantile. Quindi ti aveva colpito, insomma. Allegro. Ecco, la frase testuale è questa, come bellezza no, ma faceva ridere. Sì, aveva 18 anni più di me e invece sembrava addirittura più piccolo. Su certe cose sì, anche dopo, anche crescendo. Quando, su certe cose quando è rimasto tu più piccolo. Hai girato Attila Flagello di Dio, che è un film di culto di quegli anni, no? Della commedia di quegli anni, l'hai girato per puro caso, perché molti dicevano no, è stato il marito a imporla. In realtà invece era Eleonora no, Giorgi. No, lui non voleva lui per non niente, voleva, Vittorio ecco. Non voleva era fosse Era Eleonora l'attrice. Giorgi che doveva girare questo film, poi strappò il contratto. Sì, ci fu un ci fu un problema tra la Rizzoli che distribuiva il film e noi allora non avevamo neanche la distribuzione e la Cecchi Gori che doveva produrre, alla fine si doveva trovare un'altra attrice, però il ruolo era un po' difficile nel senso che comunque l'attrice doveva stare sempre in costume, tipo costume da bagno. Aveva un bikini di pelo, è vero o no? Lo ricordo bene. Un bikini di pelo, doveva avere una fisicità. E poi doveva essere un po' una vichinga l'idea. E poi era così. La fine dell'estate, insomma, no? Era c'è la fine un po' dell'estate, freddo. Abbiamo iniziato a girare a settembre così. E quindi, niente, alla fine i registi, Castellano e Pipolo, e non trovando un'attrice, eccetera, dissero a Vittorio, ma facciamo provare a Rita, facciamo provina a Rita, perché se no, ma che facciamo? E niente, dopo giorni che non riuscivano ad essere soddisfatti di nessun provino, eccetera, l'abbiamo fatto. Ed è andata bene. E poi hanno deciso. Senti, questo matrimonio vi ha regalato due figli bellissimi, Mario e Vittoria, con cui da poco hai fatto anche una nuova società, e Vittoria che vive negli Stati Uniti. È stato un matrimonio felice comunque, un matrimonio lungo? Come tutti i matrimoni, poi quelli che finiscono sono felici e poi hanno un finale che non è tanto felice. Però sì, all'inizio è stato un matrimonio felice. È stato molto doloroso invece il divorzio? Che tu ci hai messo quasi 18 anni per divorziare. 18 anni e mezzo. Molto difficile. Anche mezzo, vedi? Anche contano mezzo, anche vedi? Conta tutto. Contano anche 6 mesi, perché poi alla fine gli ultimi 6 mesi sono quelli più brutti. Più brutti. Allora io penso che io e Vittorio siamo stati una coppia in un certo senso molto forte, perché siamo stati una coppia che ha creduto in questo matrimonio, ci siamo impegnati. Basta vedere questa fotografia, guardate ragazzi, lui ti guarda veramente, lui è innamoratissimo e credo che abbia vissuto con te la sua stagione più bella, la stagione più bella della sua vita, sia dal punto di vista della... Non lo ammetterà mai, però è così, sia dal punto di vista esistenziale che dal punto di vista anche professionale, perché comunque anche Vittorio aveva un padre impegnativo, aveva un padre ingombrante. Sì, certo, Mario era simpaticissimo, però era fortissimo, aveva un carattere... Mario Ariete, Vittorio Toro, quindi capisci, era tutta una scornata tra di loro. Sì. Quando è finito questo matrimonio, tu comunque per un anno e mezzo, l'abbiamo detto, il telefono non squillava più, poi però hai ripreso a lavorare. Certo. E quindi è tornato tutto. Sì. Come? Beh, è tornato tutto, a grande fatica. Grande fatica, però è tornato abbastanza. È tornato tutto a grande fatica, però... allora... dato che siamo qui con loro e insomma in fin dei conti questa storia dovrebbe servire a qualche loro, cosa. Certo. Allora la cosa più importante secondo me nella vita per quanto riguarda la nostra realizzazione, la nostra carriera, perché se chi non la vuole, chi non vuole lavorare, chi vuole magari essere ecco come una volta una madre di famiglia, la moglie eccetera, di... certo è diverso. Sì. Però chi vuole riuscire nella vita e a trovare una sua strada, primo, seguire il proprio istinto e seguire i propri desideri, quello che ti piace, cioè devi fare quello che ti piace, devi fare quello in cui credi,
perché nessuno ti può dire quello che puoi fare. Devi seguire tu un po' la voce del vuoi cuore, andare. Vero? Allora tu devi seguire quello. Devi seguire e quello. Poi però devi avere, se vuoi riuscire veramente ad avere successo, se per te è importante avere successo, devi farti un culo così. Ecco, vabbè, vista no, allora si può dire. Cioè, bellissimo. Non c'è niente. Siamo oltre la fascia sì, protetta. No, secondo allora, me non ti deve, nessuno ti regala niente. Esatto. Quindi devi essere caparbio, non devi forte, mollare mai. Determinato. Devi insistere, devi andare avanti. Devi bussare a tutte le porte perché una si apre. Partiamo con le domande. Andrea. Prima ci hai ricordato appunto che hai avuto dei momenti anche molto difficili e complicati nella tua vita. Chiaro. Quindi dal campo profughi istriani, appunto anche al collegio. Sì, certo. Ma hai mai pensato in quei momenti molto difficili di mollare tutto? Oppure eri sempre ben determinata all'obiettivo? No, non ho mai pensato. Non l'ho mai pensato? No, non ho mai. Che sarebbe umano pensarlo, sì, perché avevo sempre dei sogni. E anche adesso, ad esempio, a quest'età dove uno dovrebbe in un certo senso aver realizzato dei sogni e altri li ha lasciati andare, invece ho sempre dei goal. Cioè, secondo me la cosa importante è avere sempre qualcosa dove andare. Un traguardo. Avere un obiettivo, è vero. Non troppo difficile, cioè un obiettivo vicino. Poi un obiettivo concreto. E sempre qualcosa dove andare. Dove andare. Dove mettere l'energia. Maria Vittoria. No? Nella vita hai raggiunto importanti traguardi professionali. Che cosa è stato più importante? La bellezza, l'abilità, i contatti giusti, l'amore, le relazioni? Giusti. Allora, penso che la bellezza è sempre qualcosa di, che ti aiuta, tra virgolette, perché la gente già ti fa un certo. sorriso, se sei una bella ragazza, un bel ragazzo già. Però non basta. L'abilità è importante, perché certo se sei un deficiente non vai da nessuna parte. Quindi ci vuole. L'altra, l'amore, ma l'amore ti rende più fragile un po', ti rende anche più debole, quindi non lo so se l'amore in questo... Senti, nella carriera la, invece la curiosità mia è un'altra. Fatto 100 no? È stato più funzionale al successo che hai raggiunto il tuo orgoglio, la tenacia, la determinazione, oppure invece la fortuna, intesa no, un fortuna po' anche no. come cieca no, sorsa la fortuna latina zero. O la più che greca eh? No, la fortuna, fortuna no tutto, poi nella vita devi essere fortunato, tutto olio di gomito, questo però, è il senso, però no, fortuna direi proprio di determinazione no. Bellissimo sì, questo messaggio. Stefania. Ciao Rita, proprio prima dicevi che per te è importante avere sempre degli obiettivi e so che sei una che si dà tantissimo da fare. Di recente hai conseguito una laurea in regia alla New York Film Academy. Bravissima. Come mai questa cosa? Hai voglia di sperimentare sempre qualcosa di nuovo o perché magari non hai ancora deciso per bene cosa fare da grande? Perché è bello Stefania, non pensare di domanda. Essere grandi e di avere sempre tanto tempo davanti, no? In un certo senso ti dà una grande forza. Ma io penso perché dobbiamo sempre rinnovarci, sempre metterci in gioco. In qualche maniera il fatto, ad esempio, lì quando vivevo a Miami, Miami è una città, è come dire una città di queste al mare d'estate, dove quindi è tutto sul divertimento, è basata tutto su così... sull'effimero, tra virgolette. Invece mi ero iscritta all'università proprio per questo, perché avevo voglia di stare con delle persone che avevano un sogno, non il sogno di una vacanza così, però ma che avevano anche, un obiettivo, studiare, che avevano eh? Sì, che avevano voglia, che credevano in qualche cosa. E devo dire la verità, a me, io credo sempre nei giovani, io penso che il mondo sia dei giovani e che i grandi che hanno imparato qualcosa hanno il dovere di dare bellissimo. La possibilità ai ragazzi di fare delle cose, perché nella vita questo è, in questo la fortuna, però poi ce la dobbiamo cercare perché nessuno te la regala. Nessuno te la regala, allora il fatto di dare la possibilità a qualcuno di esprimersi, perché tu puoi avere anche un grande talento, però ma se non nessuno ti dà la possibilità di farlo, di tirarlo fuori, la famosa occasione, vero Rita? È l'occasione. E lei di occasioni ne ha dati veramente a tanti. Sì, Mattina, ma voglio ancora darne. Le vuoi dare ancora? Sì, certo. E per questo adesso sto lavorando in una società con mio figlio che ha 30 anni e con lui vogliamo produrre delle cose e stiamo lavorando e anche stiamo organizzandoci e abbiamo già iniziato a lavorare con dei ragazzi giovani scelti fra
fra tanti e così, e dare la possibilità a loro di lavorare anche con persone invece che hanno una grande capacità già dimostrata, certo. e dare però quella loro energia, perché io penso che quello che è bello delle persone giovani è che hanno delle cose da raccontare e anche un punto di vista che non è stato, come si dice, manipolato, virato, sì, manipolato dalla vita, non da ci certi sono dolori, da certe cose, e c'è soprattutto anche una visione di qualcosa di nuovo, esatto, capito? E allora per quello penso che noi tutti abbiamo un dovere di dare, di far esordire, di aiutare, di anche un po' di restituire quello che la vita ci ha dato. E poi ti devo dire, tu hai perfettamente ragione, perché in questa esperienza mia con Generazione Z, loro sono per me una fonte davvero vivissima di spunti, di curiosità, di approfondimenti, perché le domande le fanno loro, le richieste delle persone da invitare le fanno loro, cioè loro hanno tante curiosità che servono anche a noi boomers, no? Certo. Martina, l'ultima domanda, perché poi abbiamo una sorpresa per Rita, una sorpresona. Ecco. Martina. Ciao Rita. Ciao. Sono una giovane attrice e faccio molti provini. Lei è una grande produttrice. Mi può dare un consiglio per ottenere la parte? Allora, al prossimo film? Allora, secondo me è questo. Quando vai ai provini devi andare. Molto semplice. Non apparecchiata. Molto semplice, proprio naturale. Possibilmente non truccata. Non troppo come se ti svegli la mattina e vai a fare, certo, un provino. Poi, e vai a fare provino, perché i registi vogliono sempre nell'attore che hanno davanti poter tirar fuori quello che vogliono loro. Allora, se loro ti vedono già in una maniera, dice: ah, questa può fare questo. Invece il fatto di essere tra virgolette nuda, e loro dicono: ah, però se le metto questo, se la posso, se la trucco diventa, certo, così, se la lascio così cioè è bello lasciare al regista la possibilità di dirigerti, no? Sì, di dirigerti e di vedere cosa può tirare fuori di te. Sicuramente, di essere il più naturale possibile. Martina, il prossimo provino con questi consigli eccellenti senz'altro andrà bene. Allora, adesso una sorpresa. Un aperitivo tra donne. Guarda un po' chi c'è e scegli con chi andresti. Sì. Vediamo. Eccole. Allora. Che miseria, vedi? Beh, Eleonora Giorgi, Donatella Versace, Hillary Clinton. Allora, guarda, tutte e tre sono interessanti, quindi andrei comunque a fare un aperitivo con tutte e tre. Ma sì, dovendo proprio, sì, scegliere? Allora, dovendo scegliere a una sola. Una sola, sì. Vabbè, allora Eleonora no, perché Eleonora la posso, no, posso andarci da sola. Puoi andare quando vuoi, assolutamente. Donatella Versace? Tra Donatella Versace e Hillary Clinton? Tutte e due, tutte e due, perché sono interessanti, allora, a modo loro, tutte e due. Sì. Rita, grazie di cuore di essere stata con noi, veramente grazie. Grazie a voi. Davvero grazie, e ti aspettiamo ancora, perché hai raccontato in maniera estremamente bella questa storia e credo istruttiva per loro, davvero grazie. Spero di avervi dato un po' di questo entusiasmo che ho sempre, ma che ho sempre avuto. Anche qualche consiglio importante vi ha dato. Sì, e soprattutto se volete arrivare non dovete avere paura di soffrire, niente. Purtroppo ce n'è di strada. Allora, grazie ancora Rita Rusic.